Padre Pio era un grandissimo devoto di Maria. Così una volta scrisse una lettera al suo direttore spirituale. Epistolario 1, pagina 275-276. La Madonna lo aiutò in diverse occasioni e a raccontarlo è stato lo stesso Padre Pio. Che gioioso mese il mese di maggio! È il più bello dell'anno, come predica bene le dolcezze e le bellezze di Maria. Innumerevoli benefici ha fatto a me questa cara mammina. Quante volte le ho confidato le penose ansie del mio cuore agitato e quante volte mi ha consolato. Il mese di maggio, per me, è il mese di grazie. Questa cara mammina seguita a prestarmi premurosamente le sue materne cure, specialmente in questo mese. La mia mente, nel pensare agli innumerevoli benefici che ha fatto a me questa cara mammina, mi vergogno di me stesso, non avendo guardato mai abbastanza, con amore, il di lei cuore e la di lei mano, che con tanta bontà me li compartiva. E quel che più mi dà afflizione è di aver ricambiato le cure affettuose di questa nostra madre con tanti continui disgusti. Quante volte ho confidato a questa madre le penose ansie del mio cuore agitato e quante volte mi ha consolato. Ma la mia riconoscenza, quale fu? Nelle maggiori afflizioni, mi sembra di non aver più madre sulla terra, ma di averne una, molto pietosa, nel cielo. Ma quante volte il mio cuore fu calmo, tutto quasi dimenticai. Dimenticai quasi perfino i doveri di gratitudine verso questa benedetta mammina celeste. Il mese di maggio, per me, è il mese di grazie. Maria è avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. Povera mammina, quanto bene mi vuole! L'ho constatato di bel nuovo allo spuntare di questo bel mese. Con quanta cura mi ha ella accompagnato all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me, solo con riempirmi il cuore tutto di santi affetti. Gesù e Maria seguitano a farmi da genitori. Oh Padre mio, chi può trascrivermi le consolazioni che mi fa sentire in questo mese la celeste mammina? Invocate Maria. Maria è la nostra mamma buona e tenera. Come siamo fortunati ad avere una mamma così. È talmente caritatevole da non respingere mai nessuno che invochi la sua intercessione, per quanto peccatore che sia. È così potente da non ricevere mai un rifiuto alle sue domande. Le basta presentarsi davanti a suo figlio per pregarlo e subito Gesù le concede grazie su grazie, perché sempre si lascia vincere dalle preghiere della sua carissima e amatissima mamma. Amate Maria. Amare non solo col cuore, con i sentimenti. Come Gesù ci dice nel Vangelo, chi mi ama compie la volontà del Padre mio. Senti mammina, io ti voglio bene più di tutte le creature della terra e del cielo. Dopo Gesù si intende, ma ti voglio bene. Mammina bella,
Mammina cara, sì, sei bella. Se non ci fosse la fede, gli uomini ti direbbero dea. Gli occhi tuoi sono più risplendenti del sole. Sei bella, mammina, me ne glorio, ti amo, aiutami. Maria, sia la stella che vi rischiari il sentiero, vi mostri la via sicura per andare alla celeste patria. Essa sia quale ancora, a cui dovete sempre più strettamente unirvi nel tempo della prova. Maria, sia tutta la ragione della tua esistenza e ti guidi a porto sicuro dell'eterna salute. Ella ti sia di dolce modello ed ispiratrice nella virtù della santa umiltà. Se Gesù si manifesta, ringraziatelo, e se si occulta, ringraziatelo pure. Tutto è scherzo d'amore. La Vergine clemente e pia continua a ottenervi dall'ineffabile bontà del Signore la forza di sostenere sino alla fine tante prove di carità che vi dona. Io mi auguro che arriverete a spirare con Gesù sulla croce e possiate in Lui dolcemente esclamare: Consumatum est. O Maria, mamma dolcissima dei sacerdoti, mediatrice e dispensatrice di tutte le grazie, dal profondo del mio cuore ti prego, ti supplico e ti scongiuro a ringraziare oggi, domani, sempre, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. L'umanità vuole la sua parte. Anche Maria, la madre di Gesù, sapeva che attraverso la morte di lui si operava la redenzione del genere umano. Eppure, ella stessa ha pianto e sofferto, e quanto ha sofferto. Maria ti converta in gioia tutti i dolori della vita.